Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti a questo secondo appuntamento dei nostri Alma Talks Pro. Questa sera tratteremo un argomento da un lato molto molto ripreso in questi tempi e cercheremo quello delle mascherine, dei dispositivi di protezione individuale e cercheremo di capire soprattutto la loro gestione e il loro utilizzo nei confronti anche di queste nuove normative che vengono adottate da ciascuna regione. Ma dall'altra, e forse anche un argomento più inaspettato, anche più inusuale, cercheremo di capire quali sono anche le nuove relazioni sociali e come queste relazioni sociali adesso interagiscono tra loro con un dispositivo che in qualche modo nasconde una parte del nostro volto, nasconde la nostra mimica facciale, nasconde le nostre espressioni, che sono un vero e proprio corredo di gestualità, di parole implicite. Vado anche a presentarvi gli ospiti di questa sera, che abbiamo con noi l'ingegnere Massimo Gelati, RSPP di Alma e presidente del gruppo Gelati, che abbiamo avuto modo di conoscerla venerdì scorso. Buonasera, ingegnere. E Pietro Arrigoni, che adesso dovrebbe collegarsi, eccolo qui. Pietro, buonasera. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Che appunto è regista, innanzitutto, e anche docente in Alma. Abbiamo avuto modo di averti nostro ospite in diverse occasioni con diversi corsi per capire la gestualità, la postura, come effettivamente i professionisti dell'ospitalità devono essere in grado anche di comunicare un messaggio. Quindi questa sera con te avremo modo di approfondire questo argomento. Quindi questa prima parte, quindi passo la parola all'ingegner Gelati, che invece ci racconterà proprio dal punto di vista tecnico, pratico, quali sono e come ci si deve comportare, il ristoratore come si deve comportare nei confronti di questi DPI. Prego, ingegnere. Buonasera a tutti. L'argomento è un argomento di grande attualità in queste 2 settimane prima della riapertura, che è avvenuta oggi appunto per l'attività di ristorazione. I due temi all'ordine del giorno, i due temi molto spinosi, sono stati il plexiglass e le mascherine. Sono temi che non hanno fatto dormire di notte i ristoratori, perché hanno vissuto queste settimane con l'incubo di dover mettere appunto questi famosi odiati separatori plexiglass tra un tavolo e l'altro all'interno dello stesso tavolo e di dover dotare tutto il personale di cucina e il personale di sala di queste famose mascherine con una grande confusione, mascherine chirurgiche, filtranti, eccetera. Allora cerchiamo oggi velocemente di fare chiarezza di quali sono i requisiti normativi in questa fase, in queste prime settimane della riapertura e quali sono i vincoli e le possibilità lasciate, tenendo conto che la parte del plexiglass è stata sdoganata, quindi quest'obbligo negli ultimi decreti, nelle ultime ordinanze non c'è, mentre permane l'obbligo delle mascherine. Quindi, partendo con la presentazione, andiamo a vedere quali sono esattamente gli obblighi che i ristoratori devono attivare in questa fase. Ho messo in questa slide 3 linee guida che sono uscite in questi giorni, o meglio, 2 di questi giorni e una già ormai datata. Le linee guida nazionali per la ristorazione, emesse proprio pochi giorni fa, emesse sabato, che dicono esattamente questo: il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare le mascherine e deve procedere a una frequente igiene delle mani con soluzioni idroalcoliche prima di ogni servizio al tavolo. È molto sintetico questa linea guida nazionale nella scheda della ristorazione. Linea guida nazionale che, come sappiamo, ha preso spunto da quelle dell'Emilia-Romagna, che come prima regione ha emesso delle direttive per i ristoranti e sempre il giorno 16 maggio le ha pubblicate in maniera chiaramente molto più approfondita e molto più dettagliata, ma il concetto è abbastanza simile. Quindi la domanda che in questi giorni mi è stata fatta e anche tutt'oggi compare è: si parla del personale di servizio a contatto con i clienti, del personale di sala, ma non si parla del personale di cucina, cioè questi protocolli non danno indicazioni per il personale di cucina. A questo punto
dobbiamo fare riferimento ad un altro protocollo, al protocollo del 24 aprile, perché ricordiamoci che comunque chi lavora in cucina è un lavoratore di un'azienda a tutti gli effetti, non è a contatto col pubblico e per questa tipologia di lavoratori vale il protocollo del 24 aprile, quello poi recepito dal DPCM del 26 e che ha riguardato tutti i lavoratori delle aziende, delle tipologie che hanno riaperto man mano in queste settimane. Quindi i bar e i ristoranti sono stati gli ultimi, ma altre aziende hanno aperto prima. Qual è il concetto? Il concetto è che i lavoratori devono stare a una distanza interpersonale di almeno 1 metro. Ma questo non è un obbligo, nel senso che alcune situazioni tecniche o organizzative possono necessitare di una distanza interpersonale minore. In questo caso è obbligatorio l'uso delle mascherine ed eventuali altri dispositivi di cui si sta dibattendo, fondamentalmente direi mascherine e guanti. Quindi personale di sala, linee guida nazionali e linee guida regionali nelle regioni che le hanno emesse, personale di cucina, protocollo del 24 aprile. Cosa significa? Significa che nella mia cucina io non ho tassativamente l'obbligo di dotare il personale di mascherine, qualora abbia gli spazi ampi, qualora possa garantire sempre una distanza interpersonale superiore a 1 metro. Se è una cucina molto larga e ho addetti a una singola attività che chiaramente passano il tempo da soli, senza contatti con altri colleghi, posso anche non dargliela. Ma in realtà, generalmente nelle cucine, al di là della posizione di lavoro, c'è un certo movimento. Quindi le persone, gli operatori vengono a contatto tra loro anche a distanze minori per l'utilizzo delle macchine, delle attrezzature, per l'impiantamento, per la lavorazione degli alimenti. E quindi la ritengo un qualcosa comunque di necessario anche nelle cucine, fatto salvo le eccezioni che dicevamo prima. Questi sono un po' i 3 documenti normativi. Quindi protocollo per la sala, protocolli nazionali e regionali di maggio, protocollo del 24 aprile per la cucina, sempre sotto il cappello del decreto legislativo 8108. Abbiamo parlato di DPI. DPI significa dispositivo di protezione individuale. Allora, in realtà queste linee guida devono essere poi personalizzate situazione per situazione. Perché questo? Perché comunque, torniamo a quanto detto anche nel primo webinar, la valutazione dei rischi è fondamentale. Ogni ristorante è una cosa a sé, ha caratteristiche diverse, ha un modo di lavorare diverso, ha anche degli spazi diversi. Quindi il suggerimento da dare è di fare una buona valutazione dei rischi. Sulla base di questo può scaturire l'utilizzo costante, l'utilizzo in certe situazioni o il non utilizzo di mascherine e guanti. Se io faccio una buona valutazione dei rischi, sarò inattaccabile anche davanti a contestazioni degli enti di controllo. Per DPI, definizione dell'8108, è qualunque attrezzatura destinata a essere indossata e tenuta dal lavoratore, allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi presenti nell'attività lavorativa. Teniamo però conto che adesso introduciamo un altro concetto. Io non devo solo proteggere il lavoratore, ma devo anche proteggere gli altri. Ecco che allora il concetto di mascherina viene un attimino esteso, non è soltanto una protezione individuale, ma diventa una protezione anche per le altre persone. L'obbligo del lavoratore fondamentalmente è quello di utilizzarla correttamente e vedremo come deve essere utilizzata e anche di avere una formazione al riguardo. Formazione, informazione, primi punti del protocollo. Se la mascherina è DPI, non sempre sarà DPI, ma quando è un dispositivo di protezione, deve essere marcata CE. La marcatura CE è fondamentale per garantire la conformità alle norme europee sulla sicurezza del prodotto. I DPI in cucina in questo momento sono diversi. Non sono solo le mascherine, vedete sulla destra e sulla sinistra le mascherine cosiddette chirurgiche e le mascherine filtranti. Ma a volte potremmo avere uno schermo in plexiglass che protegge ugualmente e protegge addirittura gli occhi, perché il Covid-19 si trasmette non soltanto con le vie aeree, ma anche tramite appunto i liquidi degli occhi. Quindi se io voglio evitare l'occhiale in plexiglass più la mascherina, prendo uno schermo e diciamo utilizzo due funzioni con un unico strumento. Dipende dalla comunità e dall'utilizzo. E i famosi guanti. Le mascherine ce ne sono di diversi tipi, andiamo con una graduazione. Abbiamo delle mascherine igieniche, quelle cosiddette chirurgiche, sono per polveri e trattengono generalmente un materiale con diametro superiore a 5 micron. E
E poi abbiamo quelle filtranti, le famose FFP, dove ne abbiamo di tre tipologie. Il numero mi dà un livello di filtrazione, le FFP1 filtrano in maniera modesta, le FFP2 in misura maggiore, le FFP3 sono quelle che hanno un maggior potere filtrante. Ma non finisce qua, possiamo andare anche oltre, possiamo avere delle maschere antigas, delle maschere combinate, dei respiratori. Cosa che non sono previste in questo momento come utilizzo, ma potrei prevedere, ad esempio, nell'attività di sanificazione, se uso dei sanificanti, se uso delle sostanze chimiche che emettono gas e vapori, posso usare o devo usare delle maschere protettive, quindi delle vere e proprie maschere antigas. Quindi, dalla mascherina chirurgica alla maschera antigas, abbiamo, come vedete, 7 livelli di protezione, sempre più alti. E qua è un esempio, ne abbiamo veramente di tutti i tipi, ne abbiamo. Noi chiaramente ci concentriamo su quelle necessarie attualmente per il rischio di contagio Covid-19. E quindi le mascherine che in questi mesi sono circolate sono le famose 4 tipologie. Le mascherine chirurgiche, attenzione, le mascherine chirurgiche proteggono le altre persone, ma non proteggono dal contagio di provenienza altrui. Quindi questo è fondamentale, nel senso che se io sono a contatto con invece persone contagiate, non mi è sufficiente la mascherina chirurgica, ma dovrò andare su mascherine filtranti. Filtranti, antipolvere, FFP1, P2 o P3. Le mascherine filtranti hanno due tipologie, quelle senza valvola e quelle con la valvola. Che cosa mi dà la valvola? Mi dà sicuramente lo stesso livello di protezione di quelle senza valvola, ma butta fuori il virus, quindi in realtà non protegge gli altri. Allora la mascherina chirurgica è quella che protegge gli altri e non protegge chi la indossa. Al contrario, quelle a valvola proteggono chi la indossa, ma non proteggono gli altri. Ecco perché abbiamo visto tante volte operatori sanitari utilizzare entrambe, avere una mascherina a valvola e una mascherina chirurgica insieme, per avere il doppio livello di protezione. Diciamo che nelle attività non a contatto con persone contagiate, quindi nelle attività, ad esempio, alimentari, cucino in sala, la mascherina chirurgica è quella di elezione, è quella consigliata, quindi ci concentreremo su quel tipo di mascherina. Queste sono appunto le caratteristiche. Sulle mascherine chirurgiche, un suggerimento, controlliamo che sia una norma. Quando dico a norma, che abbiano una norma tecnica di riferimento, che ce l'abbiano stampigliata nel corpo della mascherina o nella confezione, nel sacchetto, se sono imbustate singolarmente. Come vedete, le FFP1, 2, 3 invece, con e senza valvola, sono destinati agli operatori medici, agli operatori sanitari, addirittura le FFP3 ai reparti di terapia intensiva. Ma oggi non ne parleremo, non interessano fondamentalmente quelle chirurgiche, mentre queste sono quelle filtranti che utilizzerò solo in determinate condizioni. Quando ho detto che devono essere mancate CE, in questi mesi sono circolate centinaia di migliaia di mascherine non conformi o magari con simboli falsi. Il simbolo CE non è una scritta CE, è un simbolo ben preciso che deve essere conforme a una certa norma, deve avere certe dimensioni e certi caratteri. Quindi controlliamo che siano veramente conformi, che siano conformi alla normativa europea che abbiamo visto. Ci sono tanti simboli simili CE che non garantiscono niente. Ci sono stati anche dei sequestri recentemente. Questa è l'unica attenzione che dobbiamo fare quando prendiamo una mascherina, ad esempio una mascherina chirurgica. Questa slide fa vedere qual è il rischio di contagiare e di essere contagiati. Quindi è un po' una sintesi di quanto dicevo prima. Come vedete, la mascherina chirurgica, la seconda foto, posto che nella prima foto senza dispositivi di protezione io non ho nessuna barriera né a rischio di contagio né a rischio di essere contagiato, nella seconda immagine mi fa vedere come con una mascherina chirurgica io diminuisco quasi a nullo il rischio di contagio perché non escono particelle contagianti dalle mie vie aeree, posto che sia indossata correttamente, quindi mi copro il naso e la bocca, ma il rischio di essere contagiato è comunque alto, lo riduce pochissimo perché in realtà trattiene soltanto particelle grandi, molto più grandi di quelle del virus.
se utilizzo delle mascherine filtranti, il rischio di contagiare è comunque basso, tranne nel caso in cui abbia la valvola dove fa uscire tutto, ma vedete le FFP2 e FFP3 senza valvola, il rischio è nullo di contagiare gli altri, ma anche il rischio di essere contagiato è molto basso, del 18% delle FFP2 e del 5% delle FFP3. Quindi, posto che la chirurgica è la più semplice, è la più comoda ed è quella di elezione per la ristorazione, nulla vieta che il personale di sala o di cucina, se riesce a gestirla, possa utilizzare anche una FFP2, che nella prima fase sono state sconsigliate dovute alla carenza in Italia. Adesso pare che il mercato si sia rifornito, quindi esistono sul mercato, chiaramente a un costo molto maggiore della chirurgica, che ha un costo stabilito per legge, ma proteggono anche l'operatore stesso, pari al 18 e al 5% il rischio di contagio. Mentre invece se io vado a mettere la valvola, continuo a non proteggere gli altri come se non avessi. Questa mi fa vedere un attimino visivamente la differenza tra le due mascherine, lo abbiamo già detto, e quindi sicuramente la chirurgica è molto più comoda, è molto più comoda indossare, è più leggera, è anche più ampia, copre meglio il viso e quindi la posso sopportare per un periodo di tempo maggiore che una mascherina FFP, che ha comunque un fastidio nell'indossarlo molto più evidente. Il Ministero ha emanato delle direttive, ha emanato anche dei comportamenti, tra cui quello delle mascherine, e quindi va indossata, rimossa e smaltita correttamente. Io devo fare informazione al mio personale, anche con un'infografica, su come indossarla, su come rimuoverla, vedremo poi anche il contatto con le mani, e su come correttamente smaltirla. Sembra banale, ma tante volte il personale non lo sa, quindi glielo devo dire, devo spiegare con un cartello, con un tabellone, con un'attività di formazione, queste tre operazioni, indossarla, rimuoverla e smaltirla. Teniamo conto, appunto, questi sono i decreti che dicevo prima, che i lavoratori che sono oggettivamente impossibilitati a rispettare la distanza di 1 metro, quindi i lavoratori di cucina, utilizzeranno le mascherine chirurgiche come DPI, anche se non sono dei veri e propri DPI, le utilizzeranno come DPI per proteggere appunto gli altri lavoratori. La chirurgica come si indossa? La devo prendere per gli elastici senza toccare la mascherina, devo evitare di toccarla chiaramente. E devo farla aderire al viso coprendo il naso e la bocca. La posso tenere più o meno dalle 2-4 ore, attenzione che sono monouso, quindi non la posso riutilizzare. Nei primi giorni si riutilizzava perché c'era carenza, adesso ce ne sono disponibili. Quindi una al turno, una al giorno, se dura più di 4 ore, ogni 4 ore la cambio. E addirittura se si bagna, se si umidifica, se si sporca, la devo cambiare. Sono mascherine, cose del genere. Anche nello smaltirla devo evitare di toccarla con le mani. E poi la devo buttare nei rifiuti indifferenziati, in questo caso. Vedremo poi come smaltirla. Attenzione che la mascherina non protegge gli occhi, quindi se io voglio una protezione completa, devo avere una protezione anche con gli occhi, con occhiali, con policarbonato o con una maschera in plexiglass, ad esempio per chi ha la cassa, per chi ha contatto frequente con il pubblico. Mascherina filtrante, invece, che sia FFP1, 2 o 3, non cambia, è diversa. In questo caso la posso toccare con le mani, anzi la devo ben far aderire e soprattutto noterò quel ferretto che deve essere modellato sul naso in maniera tale che abbia una perfetta aderenza. Alcune hanno anche l'elastico regolabile. Sul riutilizzo delle mascherine filtranti devo leggere la scheda tecnica. Ci sono delle filtranti monouso che a ogni turno vanno eliminate, ci sono invece delle filtranti addirittura che possono essere lavabili e sanificabili, che si possono usare per più volte, quindi non possiamo dare delle regole generali. Il Ministero ha dato dei consigli, li abbiamo un pochino già detti, quindi chiaramente quando si usa la mascherina non la devo toccare, mi devo comunque lavare le mani, ma soprattutto non pensare che la mascherina mi protegga totalmente, quindi non entrare psicologicamente in un senso di maggiore protezione di quello che è. La mascherina protegge, ma comunque ha dei limiti. Il distanziamento personale va mantenuto anche in presenza della mascherina. Non è sufficiente avere la mascherina, quindi poter stare a contatto. In questa fase devo seguire anche le altre regole, quindi è un'integrazione
a tutte le altre regole che comunque devo poter rispettare. Il secondo punto, il secondo dispositivo di protezione, citato in molte di queste linee guida, di questi protocolli, di queste ordinanze, di questi ICM, sono i guanti. I guanti, oggetto di tante discussioni. L'opinione nostra, che è stata più volte ribadita e anche confermata ultimamente, è che una mano ben sanificata sia meglio di un guanto sporco. Quindi il guanto io lo utilizzo soltanto se lo so lavare correttamente o sostituire correttamente. Quindi parliamo di guanti monouso che possono comunque essere utili in operazioni frequenti dove non è possibile frequentemente sanificarsi le mani, ma ho necessità di avere comunque una perfetta pulizia e sanificazione del contatto tra le mani e l'alimento. Le ultime linee guida parlano dei guanti in nitrile, che sono probabilmente i migliori, quelli che hanno il miglior compromesso tra la protezione e il costo. I guanti monouso ne abbiamo di tre tipi: in lattice, in nitrile e in vinile. Allora, quelli in lattice sono quelli più comodi, più economici, più sottili. Hanno comunque una barriera protettiva contro le infezioni, hanno una buona protezione anche da sostanze caustiche, da sostanze detergenti e anche dall'alcol. Devo controllare sulla scatola che ci siano le norme di riferimento, la EN374 e la EN455. Generalmente non sono marcati, ma la troverò sulla scatola dei 100 guanti monouso. I migliori, quelli citati anche dalle normative, sono i guanti in nitrile. Innanzitutto li posso dare ai soggetti allergici al latte, alle proteine del latte. Sono molti. E quindi se sono molto diffusi, sono molto, molto più resistenti, hanno una grande resistenza meccanica. Addirittura resistono in parte alla perforazione e anche una maggiore resistenza alle sostanze chimiche. Sono comunque sempre molto elastici, quindi sono quelli che vanno per la maggiore adesso. In questo caso abbiamo una sola norma di riferimento che è la 374. Abbiamo poi dei veri e propri guanti in plastica, per così dire, sono guanti in vinile, quindi in PVC, polivinile fluoruro. Sono guanti un po' più professionali, ancora più costosi, tuttavia hanno una resistenza meccanica minore rispetto a quelli in vitrile, quindi sono un po' meno elastici e si rompono più frequentemente. Quindi l'indirizzo, giustamente, le linee guida hanno dato l'indirizzo sui guanti in nitrile. Se non ci sono, vanno bene anche gli altri. Cosa non fare con i guanti? Usare dei guanti riutilizzabili, quelli in gomma vecchia maniera, antichi. Devo sempre verificare, ad esempio, se uso il guanto in gomma, classico guanto in gomma, che sia conforme alla norma EN374, che mi protegge anche dal rischio biologico. Oppure avere guanti non marcati CE, non avere il pittogramma del rischio biologico. Quindi io devo controllare generalmente sulla scatola che siano a posto a livello di marcatura, a livello di dichiarazione di conformità. Anch'essi devono essere marcati CE perché sono un dispositivo di protezione individuale di classe 2, quindi proteggono da rischi intermedi. Ecco la marcatura CE che troviamo in una scatola di guanti. I DPI sono molto importanti mentre lavoro, ma i DPI, proteggendo la persona, sono loro la barriera contro la contaminazione e quindi devono essere gestiti correttamente, sia nel momento dell'utilizzo, sia nel momento dello smaltimento. Ad esempio, non me li devo portare a casa i DPI, perché se me li porto a casa mi porto un rischio. Quindi è fondamentale la fase di utilizzo, la fase di indossare i DPI. E poi la fase di toglierli, di smaltirli, devono essere con delle procedure ben codificate. Quindi è fondamentale proteggersi correttamente. Tra le due icone, le due figure di sinistra e quelle di destra, c'è una differenza abissale. Io nel mio ristorante dovrò dare una procedura corretta di vestizione per il personale di cucina, una procedura corretta di vestizione per il personale di sala. Sulla base di che cosa? Di due aspetti. Delle norme di legge, abbiamo detto protocolli e direttive, e della mia valutazione del rischio. Insisto con la valutazione del rischio perché la legge non mi dirà mai tutto, mi dà delle linee guida, ma non entra in tutti i dettagli. I dettagli li devo decidere io, devo essere in grado di giustificarli perché ho fatto correttamente la valutazione del rischio. Quindi, di fronte a una scelta presa a caso, sarò sempre contestabile.
Di fronte a una scelta presa con un buon di guerra e un buon sistema di valutazione dei rischi, non c'è ente di controllo che non mi possa contestare. La mia realtà è diversa da quella del mio collega, perché ho un numero di persone diverse, ho degli spazi diversi, ho un sistema di condizionamento dell'aria diverso, un sistema di condizionamento molto sotto processo in questi giorni. Sapete la direttiva per cui non può ricircolare l'aria, quindi dovrebbero essere fuori legge tutti gli impianti di condizionamento. Perché ho del personale con un livello di formazione diverso e quindi io devo dare assolutamente delle procedure. In questo caso la procedura grafica, la infografica, la procedura con delle foto è sicuramente la più comoda, è quella migliore che è più efficace. Guanti e mascherine, abbiamo detto, sono i due DPI di elezione, i due DPI che devo considerare, che tutti i ristoranti hanno in cucina e in sala. Quindi come li devo smaltire? I guanti e mascherina fortunatamente vanno nell'indifferenziato, ma non li devo mettere direttamente perché essendo una protezione possono essere potenzialmente contagiati. Quindi è sufficiente una semplice pratica, li devo mettere in sacchetti di plastica, possibilmente in due sacchetti, uno dopo l'altro, e chiuderli con un laccio. Nel momento dello smaltimento, smaltire i rifiuti, questa è una buona regola igienica, non è niente di che, è comunque un'operazione a rischio. Quindi le mani le dovrei comunque proteggere, le dovrei lavare e sanificare le mani. In realtà nell'indifferenziato ci metto tutto, no. Le mascherine sicuramente le metto nell'indifferenziato. I guanti ci vado a mettere in lattice, quelli in vetrina. I guanti in vinile, quelli in PVC, sono vera e propria plastica. Hanno un contenuto di plastica superiore al 90% e quindi andranno differenziati nella plastica. Se nella mia attività ho un caso sospetto, oltre ad attivare tutte le procedure, dovrò avere un contenitore per rifiuti ad hoc. Quindi il giorno in cui scopro il caso sospetto tra il personale o tra i clienti, situazioni che possono succedere, devo già avere pronto il mio contenitore per rifiuti perché quello è un formidabile veicolo di diffusione della contaminazione. Quindi concludo con questo messaggio. Valutazione dei rischi e buone pratiche sono i due pilastri fondamentali, quindi avere una buona valutazione dei rischi e avere comunque una serie di procedure scritte, visive. Questo perché? Perché altrimenti la consuetudine del modo di lavorare e l'esperienza può dare un finto livello di protezione. Quindi avere grande esperienza in passato, 2 mesi il mondo è cambiato, quello che facevamo sino a 2 mesi fa non è più valido oggi. Oggi dobbiamo avere procedure diverse. Quindi avere grande esperienza non è automaticamente sinonimo di saper lavorare in sicurezza. Per lavorare, perché il nostro personale sia responsabile e sia consapevole, devo fare 3 cose. Devo dare delle istruzioni formalizzate con procedure visive o procedure scritte. Devo utilizzare correttamente i dispositivi di protezione e devo rispettare esattamente le norme di comportamento. Con questo lascio la parola a Pietro Arrigoni che vi intratterrà su altri aspetti dell'utilizzo dei DPI. Grazie a tutti. Grazie, grazie mille ingegnere. Dopo avremo modo di fare anche qualche domanda perché i nostri utenti ci hanno scritto. Allora, adesso invece spostiamo il baricentro di questo argomento. Abbiamo visto dal punto di vista tecnico, è interessante capire invece la dimensione psicologica, sociale che questi strumenti, soprattutto le mascherine, hanno instaurato in questo periodo. Quindi passo la parola a Pietro Arrigoni. Prego. Buongiorno, buongiorno a tutti. Molto interessante tutto questo, no? Cioè la mascherina è un limite. E io ho intitolato questo progetto che è nato dall'osservazione, cioè soprattutto ascoltando le persone che devono indossare per tanto tempo la mascherina. Quindi è emersa proprio una difficoltà. Anche ascoltando l'ingegner Gelati mi ha incuriosito questo, quindi di indossare la mascherina. Io invece parto dal presupposto di indossarla, capirla e vivere la mascherina. Cioè, se tu vivi il limite, hai una modalità di approccio, di possedimento delle cose che non rientra in uno sforzo. Quindi io ho pensato a questo progetto un
partendo dalle maschere, maschere e mascheramento. Questa è una maschera balinese. Io ho curato diversi progetti legati alle maschere circa 30 anni fa sull'antropologia della maschera e devo dire che quegli studi sono stati fondamentali per capire meglio adesso la mascherina. Cioè la mascherina è una prevenzione, però non deve essere un limite. Mi piace quello che ha detto, bisogna formare le persone a indossarla correttamente, sì, nel teatro greco, nel teatro no giapponese questa pratica è da centinaia di anni che viene applicata. Chi opera nel teatro il mascheramento fa parte della sua quotidianità. Quindi secondo me non bisogna temere il mascheramento. Chiaro che è faticosa, chiaro che è brigosa. Infatti io questo progetto l'ho elaborato, come ho detto, ascoltando queste persone che sono obbligate a tenere la mascherina per tanto tempo. La prima cosa che è emersa è questa. Allora, prima di tutto dà fastidio, fa appannare gli occhiali, attenzione, rimbombano le parole, un dolore persistente dietro l'orecchio, faccio fatica a spiegarmi, mi manca l'aria, devo in continuazione sistemare e toccare la mascherina. Con i guanti invece altro capitolo interessantissimo, voglio dire, ci sono dei passi molto interessanti nella Bibbia, il guanto è l'inganno, è l'erotismo, il guanto è, come posso dire, il presagio e quant'altro. Quindi ci sono all'interno di questa necessità quotidiana degli aspetti antropologici, secondo me straordinari, che non vanno dimenticati, che non vanno messi da parte, perché aiutano la persona ad indossare, possedere la maschera in maniera più significativa, più personale. E arrivo. Io ho pensato a questo progetto di consapevolezza, quindi consapevolezza è consapere, quindi possedere, non temere qualcosa. E questo corso è rivolto a tutti coloro che devono comunque relazionarsi con qualcuno, a maggior ragione un operatore di sala, in cucina, la brigata, eccetera, eccetera. Quindi io, questa breve chiacchierata che farò con voi, mi piace affrontare l'origine della maschera. Cioè l'uomo nasce con il mascheramento, l'uomo necessita di un mascheramento, nei riti funerari, in tanti ambiti, nel carnevale, durante la peste, voglio dire, il cerusico indossava una maschera dove veniva applicato delle erbe aromatiche, avevano già capito, insomma, un sistema di prevenzione. Cioè il mascheramento è presente nell'uomo, poi vi parlerò di alcune dipinti che ci sono in Francia di questo primo mascheramento di questo sciamano che indossa una maschera e anche i guanti, quindi per possedere, per cacciare. Quindi il mascheramento non è negativo. Cosa voglio dire in sostanza? Voglio dire che se tu spieghi al tuo operatore di sala, se tu spieghi al cuoco, chi comunque è obbligato a indossare la maschera, ti dietro quella maschera, su quella maschera ci sono dei significati, che ci sono dei valori importanti per l'uomo, allora avviene un doppio possedimento. Non è solo un possedimento funzionale di calza, di indossarla, ma è di capirla. Infatti, secondo me, andrebbero fatti degli esercizi, perché cosa succede? La prima cosa che accade è il ritorno della voce. Quindi, cioè, se tu hai un tuo operatore di sala che fa fatica perché gli ritorna la voce, succede che non raccoglie in maniera adeguata le ordinazioni, in cucina scatta un meccanismo di tensione perché di fatto non ci si capisce. Cioè, educare le persone a un utilizzo funzionale di questa mascherina, che è utile. Non so per quanto tempo noi dovremo indossarla, per mesi o per anni, non lo so. L'importante è capirla, cioè non farla diventare solo un momento di passaggio. Ripeto, la storia è ricchissima di modalità, voglio dire, di utilizzo della maschera. Vi parlerò di due cose, in sostanza. Voce e respiro, maschera e mascherina. Poi, se c'è tempo, anche la storia dei guanti. C'è questa cosa di proteggere, sì, ma è anche un ornamento. Cioè, a me piace l'idea che un operatore di sala capisca la dignità della mascherina e il valore del guanto. E non è soltanto per tutelare se stesso e gli altri, e va benissimo,
ma se tu metti nel pensiero di questa persona che non è un limite estetico, ma è un valore, la modalità di presa che tu hai, di possedimento del piatto, dell'atto dello scrivere, cambia la cifra e si legge sul tuo corpo, in modo tale che il tuo corpo sedimenta questo aspetto, lo vive nella sua globalità e non diventa un limite. Vi parlerò del teatro no. Nel teatro no giapponese gli attori prima di entrare in scena c'è una cerimonia sulla maschera, perché rientra una divinità, cioè altri valori significativi. Io mi rendo conto che è difficile applicarli su queste mascherine. Però se tu fai capire a loro che comunque c'è un valore lì dentro, antico, significativo, credo che nel momento in cui tu lo indossi, la possiedi in maniera diversa. Ci sono degli esercizi per aiutare le persone, no? Prima di tutto il respiro. Cioè, la prima cosa che accade, ascoltando, perché ho fatto prima un'indagine, ho una serie di incontri con amici, gli ho chiesto, ma è brigoso, come fate a gestire questa mascherina? E la prima cosa che mi è venuta in mente è questo, cioè il cervello ha bisogno di ossigeno. Quindi basta una leggera riduzione di apporto di ossigeno al cervello per compromettere vigilanza e una risposta comportamentale. Indossando la mascherina la respirazione potrebbe farsi più affannosa, specialmente durante le attività che richiedono più ossigeno. In ogni caso è una barriera che rallenta lo scambio tra anidride carbonica e ossigeno esterno. Quindi vuol dire che quando tu, prima di andare in sala, sarebbe interessante che avessero fatti dei corsi dove io ti educo a respirare. Secondo me è una cosa interessante questa mascherina, perché ritorniamo a una riappropriazione della nostra respirazione, perché se tu usi la mascherina in maniera scorretta vai in iperventilazione, quindi non ti arriva ossigeno sufficientemente, soprattutto pompa la mascherina in continuazione. E seconda cosa, la mascherina ti obbliga a una comunicazione ordinata. Non c'è niente da fare, non puoi parlare di lato, devi fare una buona scansione sillabica, devi avere un controllo del respiro, perché il controllo del respiro è la chiave per un uso cosciente e consapevole della voce senza sprechi. Perché il problema qual è? Il problema è che vai in affanno, perché tu hai questa barriera. Gli attori che usano la maschera hanno tutti, si preparano con una respirazione diaframmatica. E la stessa cosa, oltre a far indossare la mascherina, andrebbe spiegato all'operatore di cominciare a rallentare il parlato, capire i respiri e le prese d'aria, in modo tale che tu possa avere una buona articolazione, una buona spiegazione. Perché il problema è il fraintendimento. Se corri il rischio che praticamente tu ti debba far ripetere 3 volte le cose perché hai il tuo ritorno, hai il ritorno della tua voce. Piccoli accorgimenti in sostanza. Il modo di parlare, vabbè, come si comporta, usa le mani, la parola, persone, eccetera, eccetera. Allora, la respirazione è l'unica funzione fisiologica che avviene in modo involontario, sta a noi coordinarlo a seconda appunto di quello che dobbiamo fare, usare la voce senza fare fatica. Perché? Perché può arrivare a una stanchezza vocale, e la stanchezza vocale è una cattiva compagnia. L'affaticamento porta la persona a ridurre le frasi e a sforzarsi per arrivare alla fine. Spesso è accompagnata da sintomi come dolore al collo, alle spalle, mal di testa, fame d'aria, tensione al viso. Chi fatica con la voce non riesce a modulare in modo fluido il proprio timbro e quindi poi anche l'intenzionalità comunicativa ne soffre sul piano relazionale. Risparmiare sul carico vocale. La prima tecnica interessante è quella per risparmiare sul carico vocale è quello di evitare di alzare inutilmente il volume, soprattutto di farlo quando c'è rumore di sottofondo. E cercare di sovrastare le voci che ci sono è un atteggiamento spontaneo, ma è pericoloso. Prima di tutto per la laringe, è pericoloso perché va in sforzo. Questo è importante. Altra cosa importante, quando si usa la mascherina, è l'idratazione. Allora, la laringe è l'organo ricchissimo di acqua, circa il 75% della sua massa. Per un buon funzionamento vocale sono fondamentali l'idratazione e la lubrificazione delle mucose delle corde vocali. Parlando a lungo con la mascherina indossata,
porta a ridurre l'idratazione del cavo orale, quindi il primo passo è di non dimenticarsi mai di bere acqua, anche se non se ne avverte la necessità. Bisogna farlo. Bisogna farlo perché questo ti aiuta anche se tu non ne hai bisogno, pensi di non averle bisogno, però vai in affaticamento vocale, a maggior ragione con la mascherina. Spesso un sorso d'acqua tenuto in bocca, io spesso lo faccio questo esercizio durante i lavori di scansione sillabica, alcuni secondi per poi declutire. Rappresenta un beneficio, un sollievo per recuperare la fatica di parlare indossando la mascherina. Altro aspetto importante è l'atteggiamento posturale, cioè avere un'idea di posturalità che non vada in sforzo, quindi avere una buona respirazione diaframmatica per parlare, quindi avere proprio questa idea di posturalità attenta che ti aiuta nella respirazione. Quindi, educazione della voce, indossando la mascherina, ci rende possibile reagire in modo consapevole, economico e a proprio vantaggio. Quindi questo è un po' l'obiettivo di questo ragionamento, no? Di questa riflessione, di possedere i volumi, di ascoltarsi soprattutto quando noi parliamo, se arriva la mia voce, rallentare il parlato, punteggiatura, e dovreste consigliare anche ai vostri operatori di fare degli esercizi, soprattutto magari a coppia o in due, cioè uno mi senti, mi capisci, in modo tale da allenare all'ascolto e quindi poi uno può tarare il volume o l'intenzione in modo tale che l'altro capisca correttamente e metta i tempi di attesa di aver capito per non sovrapporsi da questo punto di vista. La maschera, caspita, adesso entro in un aspetto più antropologico, ma secondo me è importante, no? Per far capire che non è un limite indossare la mascherina. Perché la maschera permette a chi la indossa di mutare radicalmente identità e indubbiamente è una delle più antiche manifestazioni della cultura umana. Cioè esistono tracce risalenti ai tempi, tempi antichi, insomma, dell'utilizzo della maschera da parte dell'uomo. C'è un esempio significativo, come ho detto prima, nell'arte paleolitica, quindi nelle Trois Frères in Francia, dove c'è una pittura del danzatore che porta sulla testa, come dicevo, questa maschera con la corona, quindi un mascheramento, e nelle mani ha appunto i guanti dell'orso per poter cacciare da questo punto di vista. Quindi la mascherina, se è pensata in maniera intelligente, è funzionale un qualcosa di prevenzione da questo punto di vista per te stesso, ma anche nei confronti degli altri. Quindi questo si tratta, cioè voglio dire, questo è nel tredicesimo millennio avanti Cristo, quindi già l'uomo aveva la necessità di un mascheramento, la necessità di capire questo mascheramento, il valore del mascheramento. Altra maschera importante, la prima di circa 9.000 anni fa, è nel museo in Israele, a Gerusalemme, una maschera di roccia calcarea di circa 9.000 anni fa, tonda, con due grandi occhi ovali, un piccolo naso, una bocca aperta, con una doppia fila di denti. Non sappiamo in quali circostanze tale maschera fosse utilizzata da chi. Tuttavia le aperture circolari intorno ai bordi della maschera, intervalli regolari, permettono di ipotizzare che facesse parte di un costume rituale, cui doveva rappresentare la copertura del volto. Potrebbe essere stata indossata da un vivo o da un morto, come dicevo prima, la maschera è questo, no? La maschera è il massimo della vita, è il massimo della morte, si apre al visibile, all'invisibile, all'apparente, all'assoluto. Quindi, cos'è la maschera? Qual è il suo significato? È chiaro che nelle relazioni normali la prima osservazione che abbiamo è il volto, no? Fra noi umani, quindi riconosciamo la particolarità della persona. La maschera nasconde il volto, però non dobbiamo temere questo nascondimento, no? Perché il nascondimento è, come posso dire, fa parte anche della persona. Sto pensando da parte dei fumetti è nato l'uomo ragno, Batman, quindi voglio dire, oppure quell'ultimo cantante a Sanremo, mascherato, oppure alcune sfilate di moda mascherano il viso. Quindi è presente nel comportamento dell'uomo questa cosa.
Quindi il trucco che deforma il volto e il corpo e la maschera che lo occulta sono mezzo attraverso i quali l'uomo cerca le sue potenzialità. Quindi la maschera, questo è importante, la maschera per il tempo in cui è indossata diventa responsabile del comportamento oggettivo del corpo di cui momentaneamente si serve. Quindi la maschera fa parte di noi, di un travestimento, come i guanti. Se noi non li vediamo come limite, ma li cominciamo a capire, anche il tempo che dobbiamo indossarla cambia completamente. E se poi prima tu ti eserciti a capirne le potenzialità o i limiti, cambiandola, adattandola, sistemandosela, ad esempio nel teatro no, nel teatro no, gli attori, ci sono degli intagliatori che preparano apposta per l'attore la maschera, in modo tale che davvero ci sia un doppio possedimento, che diventi il primo volto. La maschera è il primo volto da questo punto di vista. Allora se tu capisci la maschera allora puoi usare di più. Con la maschera puoi esplorare, estendere le tue potenzialità oltre i limiti del vivere quotidiano. Quindi non è più un limite. E guardate che il cliente è la persona con la quale tu ti interfacci. Se c'è un atto di possedimento di questo e non di limite, perché si percepisce che tu con la mascherina hai capito che sta lì, che deve stare lì, e tu la possiedi, prima di tutto parli correttamente, meglio, non diventa un peso, ti ascolti, reagisci, ti interfacci, c'è una capacità e anche una modalità posturale che è molto più serena, e molto più armonica, rispetto a una tensione a maggior ragione. Se tu vivi in maniera non armoniosa questo, crea dei limiti, delle incomprensioni, eccetera, eccetera. Quindi la mascherina non va vista come ostacolo, ma va vista come momento necessario di possedimento. Però vanno costruiti i presupposti con la persona che la deve indossare questo, no? Bisogna ragionare su questo. Bisogna davvero avere la consapevolezza. Quindi il consapere. Non imporre solo, andrebbero davvero educati attraverso delle riflessioni, dei ragionamenti gli operatori, non solo obbligarli ad indossarla, ma lasciare il tempo di capirla. Se tu la capisci, possiedi la mascherina. E se possiedi la mascherina, quando va a raccogliere la comanda, quando va a relazionarsi, quando sei in sala, quando sei in cucina, il tuo approccio non è un approccio di tensione, ma è un approccio armonioso. Beh, le maschere hanno una storia, ho quasi finito, sì, ho quasi concluso. La maschera ha una storia, quindi è la storia dell'uomo. Ah, è la storia dell'uomo. Non dobbiamo dimenticarci di questo aspetto, dobbiamo spiegarlo a chi deve, per modalità lavorative, necessariamente indossare. Sappiate che quella mascherina lì, se uno va indietro nella storia, vedrà che, non so, la spagnola, cioè, la mascherina fa parte dell'uomo, la maschera e il mascheramento. Allora, quasi concluso. Così attraverso la storia della maschera e di ciò che esso ha rappresentato per l'uomo, sin dagli albori della civiltà, ha messo a fuoco la cesura tra il bisogno moderno di razionalizzare la realtà, di controllarla, in questo caso, di controllarla, e l'accezione necessaria del rischio, del pericolo, della precarietà stessa a cui noi siamo esposti in questo periodo con il coronavirus. Quindi, attenzione, non obbligate solo a indossare la mascherina, o a maggior ragione il guanto, che io lo amo, la mascherina, ma va fatta capire, va spiegata la mascherina. Va spiegata. Se tu la possiedi, come vi ho detto, la mascherina è il primo volto. Quindi non è più un timore. La storia dell'uomo ha dentro le maschere della commedia dell'arte, le maschere del teatro Catacali, cioè, insomma, la storia è ricchissima. Da questo punto di vista. L'ultimo, passo all'ultima cosa, il guanto, sto andando velocissimo, velocissimo. Vi parlo del guanto. C'è la Bibbia, c'è un passaggio nella Bibbia sul guanto, quindi voglio dire già lì. Se tu spieghi a un tuo operatore di sala che appunto c'è un capitolo importante, su cui in questo caso a maggior ragione è l'inganno, adesso vi faccio un po' un elenco. Spiegatelo questo, non deve essere un limite, non deve far solo sudare il guanto.
Devi capire che se tu lo possibili, educateli all'eleganza della mascherina e all'eleganza del guanto. Non deve essere tutto rabbarciato, tutto tenuto male. Educateli a, come posso dire, a vestire, ecco, essere sarti del guanto e della mascherina. A davvero avere questo baligvas, un doppio possedimento. Il guanto è un inganno. Il guanto nel periodo feudale era praticamente un ruolo solenne, diventava di investitura, era di presagio e sfida il guanto da questo punto di vista. Il guanto era l'eredità. Passavi a un tuo figlio, al figlio il guanto, oppure diventava praticamente cedere un passaggio, mettivi la terra del tuo terreno dentro il guanto e lo portavi alla persona. Le donne non potevano essere mai a mani nude da questo punto di vista. Nei guanti c'era il profumo, nei guanti c'era il veleno, nei guanti c'era la corruzione. Per corrompere un giudice tu mettevi dei soldi dentro i guanti e li portavi al giudice. Alcune situazioni il guanto veniva indossato, cambiato per 5 volte al giorno, proprio per connotare la propria classe sociale. Durante la Prima Guerra Mondiale il guanto viene tolto, viene bandito perché doveva servire per i soldati in guerra. Viene demonizzato nel 68, viene proprio cacciato via, ma ritorna con i punk. I punk fanno tornare il guanto. L'erotismo, ci sono passaggi meravigliosi di Madame Bovary, che parla di come lei si sfila il guanto. Ultimo e chiudo, l'arte nella pittura. C'è De Chirico, Salvador Dalì, hanno dipinto il guanto come atto d'amore. Ecco, questo direi, creare davvero un atto di sensibilità, di possedimento sensibile, storico, artistico, antropologico, umano, sociale, di questi due limiti, tra virgolette, questi due bisogni, che sono la mascherina e il guanto, attraverso una riflessione, attraverso, ripeto, la consapevolezza, che è importante questa parola, secondo me. Grazie. Grazie a te Pietro. Effettivamente, cioè, in questi tempi veramente abbiamo vissuto e visto anche questi strumenti solamente come meri, adesso qui magari l'ingegner Gelati magari trasalirà a sentire questo, solamente degli strumenti per salvarci, però abbiamo spaziato veramente dalla commedia dell'arte, come hai detto te, fino al punk, abbiamo veramente, forse magari quelle 5 volte in cui i re si cambiavano i guanti, l'ingegner Gelati potrebbe essere d'accordo in termini di normativa, quindi magari potrebbe essere questo il collegamento storico. Ovviamente devo fare anche il ruolo dell'avvocato del diavolo, devo anche passare alcune domande molto più pratiche, diciamo, in questo caso, certo, qui, perché il nostro pubblico, ovviamente, ci è piaciuto dare questa sfaccettatura veramente dello stesso strumento. Ingegner Gelati, abbiamo un discreto numero di domande da parte del nostro pubblico. Allora, la prima riguarda il mondo della panificazione, che ci è arrivata poco fa da parte di Rita, che chiede: buonasera, per quanto riguarda gli operatori di panificazione, quali sono i comportamenti da adottare? Gli stessi della cucina? Formare il pane e stendere una pizza con i guanti non è una cosa facile. Effettivamente. Prego, adesso la sentiamo. La risposta è no, non servono i guanti, nel senso è una scelta dell'azienda, ma ripeto, la mano ben sanificata equivale al guanto. Concetto ribadito nelle linee nazionali del 16 maggio e anche nel protocollo della Regione Emilia-Romagna. Assolutamente non sono obbligatori. Un'altra domanda da Simona, considerando il fatto che la mascherina chirurgica protegge in minima parte l'operatore, che spesso potrebbe abbattere la distanza interpersonale di 1 metro con i clienti non muniti di mascherina, che fine hanno fatto le tutele dei lavoratori in questo caso qui? Cioè, come possiamo tutelare il lavoratore in questo contesto anche pericoloso? Alcuni ci dicevano: ma quando il cliente si toglie la mascherina, in quel momento l'operatore come fa a tutelarsi? Certo. Devo fare una valutazione del rischio. Io ho detto che le FFP non sono obbligatorie, ma sono possibili. Evidentemente, se io lavoro in un ambiente comunque con un discreto livello di affollamento e valuto nella mia valutazione dei rischi di avere un rischio di contagio del personale, utilizzerò la mascherina filtrante.
Ci chiedono per il personale di cucina, sono nei ristoranti, cucina e sala, sono possibili, è possibile utilizzare delle mascherine autoprodotte? No, non è possibile perché sono lavoratori in questo momento soggetti al decreto legislativo 8108 e quindi la mascherina autoprodotta, lavabile, fatta in casa, me la uso quando sono in giro, quando vado a passeggio, quello sicuramente sì, ma nel luogo di lavoro no. Grazie. Pietro, ti faccio io invece una domanda. Secondo te, questa mascherina, tu ci hai detto sicuramente va interpretata, va anche capire come gestire questo strumento. Come potrà andare a rafforzare le relazioni personali magari tra ristoratore e cliente, quando invece sembra andare in completa controtendenza? Se tu la capisci, hai una relazione più corretta, più armoniosa, più diretta, più chiara e efficace. Semplicemente avviene questo meccanismo di possedimento, quindi non c'è più un limite. Sono proprio tanti aspetti che si mettono insieme e diventano, avviene poi una comunicazione, una relazione, una comunicazione efficace. Quindi non va in sforzo, no? Quindi non metti il meccanismo dello sforzo. Quando tu nella persona metti un meccanismo di sforzo, tutti i recettori si chiudono e quindi non hai una comunicazione fluida, ma hai una comunicazione forzata perché senti questo limite. Vi porto un esempio sciocco. Questa è una maschera balinese. Sappiatelo che l'attore vede solo da queste due forelline e parla attraverso questo spazio. Però vi posso assicurare che tengono questa maschera 2 ore indossata, con grandi movimenti, perché a maggior ragione devono entrare nel ruolo del personaggio. Non chiedo questo, però dico soltanto che va assolutamente educato l'operatore a capire la mascherina, lasciargli anche il tempo, però invitarlo a ragionare. Guardate questa invece, sempre di Bali, questa addirittura suona. Quindi vedete che allora bisogna, come posso dire, non solo fargli capire che di indossarla, ma anche proprio toccarla, pesarla, capirne il peso, sentire dove appoggia sul Toccarla no, muscolo non troppo, facciale. giusto ingegnere, Sì, non hai tocchiamo ragione, troppo. sì. Oppure tu ne puoi dare una dove quella diventa, io propongo nei miei laboratori, cioè toccala pure, manipolala, cioè devi avere anche una, poi la butti, la getti chiaramente, però avviene un possedimento tattile. Quindi è come davvero nella fase della conoscenza. Mettimene pure una in mano. Mi sono dimenticato, ma di parlare di Steinberg, questo grande grafico, che lui ha chiesto a centinaia di persone di indossare una maschera di cartone e ha preso la postura della situazione, l'angolo familiare, eccetera. Quindi se tu davvero lasciagli in mano una mascherina, fagliela capire. Non perché è sciocco, è tutt'altro, è proprio un processo di acquisizione, non di timore, ma di accettazione di questo. Allora capisci che quando tu l'altra che tu prendi, che è igienizzata, quando tu la metti, non è soprattutto anche dietro le orecchie, mi piace quello che ha detto il dottor Gelatti. Cioè, io l'ho provata, l'ho tenuta per ore, dopo un po', ragazzi, un dolore lancinante qua dietro. Allora cercate proprio anche di trovare voi la modalità personale o ragionando con il datore di lavoro di trovare quelle più adatte in modo tale che tu, il tuo operatore, gli crei le condizioni ottimali, piacevoli, non di sforzo. Questo. Ultime due domande, una a testa. Ingegner Gelati, ci chiedono, anche per i clienti sono obbligatorie le mascherine certificate CE? No, non sono obbligatorie perché non sono lavoratori, quindi loro possono usare la mascherina normalmente che utilizzano nei normali spostamenti all'aria esterna. Poi ci sono le ordinanze, quindi le regioni le prevedono all'esterno, no, negli spazi esterni. In ogni caso, in questo momento nei ristoranti all'interno sì, all'esterno seguire le disposizioni regionali. Alcune regioni sì, altre no. Grazie. L'ultima invece per te, Pietro. Le mascherine effettivamente ci costringeranno a guardarci di più negli occhi. Questo sarà un valore per la ristorazione? Assolutamente sì, infatti è lo sguardo, grazie, mi lancio interessante. Ho fatto un lavoro interessante sugli sguardi, a parte nel MIE, cioè nel teatro Kabuki, c'è tutto uno studio meraviglioso sugli sguardi, c'è uno spettacolo fatto solo di sguardi, quindi lo sguardo diventa importante. Fra l'altro dico questo, io ho dei progetti con la lingua dei segni, mi fa piacere che il Ministero abbia adottato adesso, siccome i sordi hanno bisogno del labiale, una mascherina praticamente con una
trasparente per poter trovare appunto la modalità di relazione, no? Lo sguardo in questo periodo sarà necessario. Quindi imparate, prima di tutto, indossare la mascherina e i guanti con eleganza. Io insisto su questo. Avere un approccio di eleganza. Non mi interessa, è tecnica, tutto quello che vuoi, ma devi superare questo tecnicismo mettendo un'idea di eleganza su di te. Vestiti con eleganza, sistemala, smettila di toccarla male. Anche quando respiri, se respiri troppo forte, avviene un sistema di pompaggio che è antiestetico. Trova la modalità dei respiri col diaframma, cura questo aspetto, assolutamente. E lavora sugli sguardi. Gli sguardi diventeranno il sostituto della parola. Tra la prossima autocertificazione lo sguardo, vediamola così. Sì. Allora, io ringrazio i nostri ospiti, ringrazio l'ingegner Gelati, ringrazio Pietro Arrigoni, veramente abbiamo scoperto un mondo dietro a queste mascherine. Vi do appuntamento a tutti i nostri spettatori che hanno seguito questo webinar giovedì. Questo giovedì parleremo di responsabilità e creatività. Avremo con noi uno chef molto molto famoso, 3 stelle Michelin, e con noi ci sarà anche la miglior trattoria d'Italia. E ovviamente sarà sempre una parte anche con l'ingegner Gelati, sempre per mantenere il focus tecnico. Quindi un altro appuntamento che vi invito a partecipare numerosi. Trovate caricato sul sito a breve la registrazione di questo webinar e il materiale didattico utilizzato. Vi ringrazio ancora e vi auguro una buona serata. Grazie, buonasera.